Sì, ecco Davide che si è bloccato il video prima. No, dicevo appunto che, come dicevi te, anche a distanza di 400 km, voi mi siete sempre stati presenti, ogni minima cosa, voi c'eravate, ogni minimo un po' di ansietà, dici ma come mi devo comportare, quanto devo darle da mangiare. Quando devo darle da mangiare, ecco, questo è importante che le persone, secondo me, devono capire questo messaggio. Perché è importante, è difficile far capire davvero anche tra virgolette, chiamiamolo così, perché poi come io ben so e come tu mi hai spiegato non è una vendita, però per far capire anche le persone come viene anche poi trattato e vissuto il post vendita, perché io ho comprato cani in altri allevamenti, boh, mi dai i soldi, prendi il cane, sì, ti chiamano, come è andato, tutto bene, boh, finito, via, boh. Basta, i primi problemi non si fanno più sentire e questo è una cosa francamente triste e anche poi anche avvilente per le persone che comprano un cucciolo, tra virgolette, di 2 mesi e si ritrovano comunque poi un cane che magari non riescono a gestire e dicono adesso cosa devo fare? Me lo tengo così. Poi magari si devono poi affidare a educatori cinofili che come ben sappiamo a volte non capiscono niente, nella maggior parte dei casi. Invece nel vostro caso è completamente diversa questa cosa. E poi devo ringraziare voi, umanamente parlando, io ho trovato in voi veramente delle persone squisite, davvero, umanamente parlando devo dire che sono davvero contento, come ti ho scritto poi anche stamattina, sono veramente contento di avervi conosciuto e spero che comunque anche ci rivedremo, non soltanto per telefono, così quando io ritornerò in Italia stabilmente, spero che ci rivedremo, così per parlare, perché siete veramente delle belle persone. Il cane, come vedi, continua a seguirmi. Stamattina ha fatto anche la sua prima guardia al cancello, mi ha confermato mia mamma prima che si è messo anche ad abbaiare contro un signore, una persona che è venuta vicino al cancello, ma stava soltanto camminando, non è che è venuto a sbattere contro, però lui ha già capito che questo è il suo territorio in 36 ore. 36 ore, ragazzi, è una cosa che fa veramente pensare. Fa veramente pensare. E io sfido chiunque senta, veda questo messaggio a comprare un cucciolo a 6 mesi e che cominci subito a fare la guardia. Nessuno, nessuno lo farà. Come mi avevi detto te, questi sono dei soldatini, escono di qui, che sono già addestrati e sanno cosa devono fare perché vengono addestrati al galateo canino. E poi anche il modo di alimentare il cane. Mi ha affascinato molto questo vostro modo di crescere, di pensare, di vivere i cani. E per quello che mi sono subito avvicinato a voi senza tante paure, perché come se sentivo qualcosa in me che ho detto sì, queste persone, questa coppia che vive coi cani, vive per i cani, cresce questi cani, hanno un valore aggiunto in più, che però, ti ripeto, dal sito e solo dai video, tante persone possono anche farsi venire dei dubbi, dicono ma è soltanto pubblicità. Sai, dicono, ma sì, solo per vendere i cani così. Io vi assicuro che non è assolutamente così. Provare per credere. Provare per credere, questo non è un semplice pastore svizzero bianco. Può sembrare che sia come gli altri, ma non è così. Solo fuori. Il dentro, il sotto, il cuore, il software, chiamiamolo così, è completamente diverso. E io me ne sto accorgendo adesso in 36 ore, 36 ore, infatti mi sto domandando come sarà sempre meglio comunque, perché all'inizio comunque era un po' restio, perché insomma non mi conosce, non mi ha conosciuto, è sempre stato vissuto con i suoi fratelli, col branco, ed è normale che uno non può aspettarsi che il cucciolo arrivi a casa e ti salta addosso, ti fa le feste e ti abbraccia. Questo penso che una persona, cioè normalmente sana e con coscienza capisca questa cosa qui. E quindi io veramente altre cose non so cosa dire. Per adesso queste sono le mie impressioni in 36 ore. Dove vado io, il cane viene. E per questo vi ringrazio.
E niente, ti terrò informato sulle cose che succederanno più avanti. Come sai, noi ci sentiamo sempre per messaggi. E niente, veramente grazie a te Francesca, perché mi avete comunque aperto anche un mondo, mi avete aperto la mente a un nuovo modo di vedere i cani, di farle fare i cani. Perché quelli che io ho sempre avuto, ma quelli che io vedo anche in giro, sono, come dici tu, dei pet, sono cani che hanno dimenticato la loro essenza di cane. Cioè, io li ho visti mangiare, io l'ho visto mangiare lui, ed è uno spettacolo vedere come si sbrana in poco tempo anche un osso. I cani di oggi, che sono sempre stati abituati a mangimi industriali, crocchette, cose, diciamo, cose del genere, avrebbero difficoltà a sminuzzare un osso. E invece questo qui in un attimo. Poi ha dei denti bianchi che io ieri, stamattina, non mi ricordo più, ma forse ieri sera lo guardavo, le ho tirato su il labbro, ha dei denti bianchissimi. Come dicevi te, la dieta a crudo con carne e ossa pulisce davvero i denti. Il mio ultimo cane che avevo, Basset Hound, quando aveva già 6 mesi, aveva davvero già i denti gialli. Perciò, devo dire, tutto quello che tu mi avevi già ampiamente e chiaramente descritto prima, si sta avverando. Davvero,